Christian Totti, chi è il figlio di Ilaria Blasi e Francesco Totti? Lo scontro sul mantenimento e la fidanzata famosa. Il primogenito dell'ex coppia fa il calciatore in serie D, non è molto social, a differenza della sorella Chanel, e sta con una giovane attrice molto promettente. Di solito si parla di Chanel, molto più social e molto più conosciuta online. Ma tra i figli di Ilaria Blasi e Francesco Totti, in realtà, ci sarebbe anche Christian, primogenito appena 18enne, che sta provando a seguire le orme di papà come calciatore. Per qualche mese ha militato nelle giovanili di una squadra spagnola, il Rayo Vallecano. Poi il ritorno inaspettato in Italia, fino all'annuncio di un contratto in Serie D con l'Avezzano. Infine, il passaggio all'Olbia Calcio, sempre in D. Christian Totti ha frequentato una delle scuole più esclusive della capitale, ha una fidanzata molto apprezzata sul web, che ricorda parecchio, dicono i fan, la madre Ilaria Blasi. E di recente è finito di nuovo in mezzo alla diatriba sugli alimenti che imperversa tra i genitori. In pratica, visto che Christian ora è fuori di casa, secondo il pupone l'assegno di mantenimento andrebbe abbassato. Vediamo tutti i dettagli qui sotto. Christian Totti, chi è il primogenito di Ilaria? Nato nel 2005, a Roma, Christian Totti è il primogenito di Ilaria Blasi e Francesco Totti. Dopo di lui sono arrivati anche Chanel, ormai diva del web, e la piccola Isabel. E così Christian è passato leggermente in secondo piano, anche perché è meno social della sorella e si è sempre concentrato sul suo sogno nel cassetto, fare il calciatore. Però eguagliare il padre non è facile. Christian ci ha provato, seguendo tutta la trafila delle giovanili della Roma, poi di recente è finito a Madrid, per un'esperienza al Rayo Vallecano. Non è andata benissimo, in realtà. Dopo allenamenti con le giovanili e solo qualche mese col gruppo, Christian è tornato alla casa base. In Italia, ad aiutare il padre Francesco nella sua attività, molto remunerativa, di personal branding. È seguito l'annuncio di una firma con il club abruzzese dell'Avezzano, che milita in Serie D, anche se poi un post dello stesso ragazzo ha ufficializzato il passaggio all'Olbia Calcio, che milita comunque in Serie D. Sembra l'occasione perfetta, per Christian, di rilanciarsi a livello sportivo a seguito di esperienze fin troppo deludenti. A parte il calcio, il primogenito di Totti è cresciuto a Roma frequentando una scuola privata internazionale prestigiosissima, infatti conosce molto bene l'inglese. Sappiamo anche che Christian Totti ha una fidanzata, di qualche mese più grande di lui. Si chiama Melissa Monti, fa l'attrice, con un curriculum di tutto rispetto anche considerata la sua età. Infatti ha recitato nella Grande Bellezza di Sorrentino, in diversi spot TV, e anche in fiction come Il Tredicesimo Apostolo, Solo per Amore e Mi Chiamo Maya. Melissa è anche imprenditrice, ha una linea di abbigliamento online, spesso pubblicizzata dalla stessa Ilaria Blasi, a cui assomiglia parecchio, tra l'altro. Così tanto che le fan di Christian non si sono risparmiate commenti stupidi. Praticamente Ilaria somiglia alla suocera, e così via. Un utente, vedendo una foto di Christian e Melissa, ha addirittura esclamato, "Quando ho visto questa foto, per un attimo, ho pensato fossero Ilaria e Francesco da giovani." La diatriba Totti-Ilaria sul mantenimento. Eppure Ilaria e Francesco, al momento, non sono l'esempio migliore. Dopo una separazione combattutissima, con accuse di tradimenti reciproci, serie verità e quant'altro, sia il pupone che la conduttrice hanno trovato altri amori. Francesco sta con Noemi Bocchi, Ilaria con Bastian Muller. Però il problema è che hanno continuato a darsi battaglia a distanza.
L'ultima novità, in tal senso, è una richiesta sul mantenimento avanzata dalla Blasi. La presentatrice di Battiti Live ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma di revisionare, a rialzo, l'assegno per il mantenimento dei tre figli. Motivo: le entrate della Blasi negli ultimi tempi sarebbero calate. Secondo il Messaggero, la richiesta effettiva di Ilari sarebbe di passare dagli attuali 12.500 euro a 18.200 euro al mese. Ma il papà di Christian ovviamente non ci sta. Ha subito presentato una controistanza che chiede di modificare l'assegno, sì, ma a ribasso. Perché per l'ex capitano della Roma le entrate di Ilari non sarebbero affatto diminuite, e in effetti si è data parecchio da fare, ultimamente, e inoltre c'è un punto cruciale. Il primogenito Christian Totti è ormai indipendente, autonomo e non vive più nella casa coniugale. Perciò bisogna scendere a 10.000 euro. Così il giovane Christian, alla vigilia della sua nuova avventura in Serie D, si trova preso tra due fuochi. Che sarebbero poi i suoi genitori. E che non hanno nessuna intenzione di fare la pace.